vi racconterò Indy. Il cronometro, attendiamo solo il fischio dell'arbitro. Partiti, andiamo a prendercela questa Serie B da Cremonese, che inizia partendo con Maiorino il calcio d'inizio, facendo una stima. Siamo in 10.000, secondo me. Attenzione adesso a Brighenti, Brighenti contro Reynolds, che è bravissimo in uscita a fermare il capitano Salviato. Uno sguardo in aria, il cross, Brighenti la tocca, Scappini! Scappini! 1-0 per la Cremonese al terzo minuto! Subito in vantaggio! La palla si porta lungo l'auto di destra, attraversano in mezzo Gonzalez di tacco! La palla resta lì! Il vantaggio anche dell'Alessandria con Riccardo Boccalon, che con un tap-in sigla il 20° gol stagionale! Grande stagione di Boccalon! Nome del uomo! La speranza oggi deve partire da questo, deve partire dal vantaggio, deve conservarlo. 1-0 per l'Alessandria, che centra in mezzo agli avversari. Videtta passa, la palla è buona, il tiro e il pareggio del Pontedera, incredibile al Mocca Gatta. Ricciardi, la palla in mezzo, viene allontanata di testa, poi la forza di De Souza per Paparuso, tiro, deviazione, la palla sul palo che poi colpisce la maglia e termina in gol. 1-1 tra Cremona e Roma, e occhio perché questo 1-1 rischia di essere pesantissimo, ma ora l'Alessandria deve segnare. Sentite come si scalda lo stadio, come se ci fosse stato un gol. Recupera il pallone, va Nicco, palla al piede, ora l'Alessandria viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Nicco entra in aria, lascia Gonzalez, il vantaggio dell'Alessandria, il Pucci Gonzalez, 2-1 al Mocca Gatta. Incredibile quanto pensa una voce, quanto pensa una notizia. Col pareggio di Cremona l'Alessandria si è svegliata, è 2-1 al Mocca Gatta. Paparuso entra in area, si scontra con Canini e c'è il rigore, la disperazione di Tesser, incredibile. 19° minuto, fallo di Canini su Paparuso e rigore. De Souza contro la maglia, siamo al 20°, attenzione, De Souza la rincorsa e il gol. Il gol, gioisce la panchina del Racing, incredibile. C'è il raddoppio della Racing Roma, lo confermiamo. In questo momento la Racing Roma sta vincendo a Cremona. Pazzesco! Pazzesco corner per la Cremonese, i 9.000 dell'Ozzini che più che mai in questo momento che percepiscono di difficoltà della loro squadra sostengono a gran voce la squadra che si è andato a Scappini! Scappini, 2-2! Sul corner di Ferruccio! Intanto la Cremonese ha trovato il pareggio, continua a sperare nella Serie B, la Cremonese che ha il coltello dalla parte del manico, il destino nelle proprie mani. Ferrulli, attenzione per Scappini la mette in mezzo, palla deviata ancora, la recupera Ferrulli per Procopio per Pesce, per Brighenti, Scappini, la parata, ancora Scappini, Scarcella! 3-2 tutto il campo, sotto la Superliga Cavalli, a 3 minuti dalla fine, 42° del secondo tempo, è Scarcella che si trasforma il suo valore la Serie B dopo 11 anni. Notizie da Lozzini, ha segnato la Cremonese, c'è il 3-2 della Cremonese, c'è il 3-2 della Cremonese, e allora è tutto vano quello che sta succedendo al Mocca Gatta, perché la Cremonese è tornata in vantaggio a Lozzini, e in questo momento sarebbe la Cremonese a salire. Silvera, l'uomo della B, l'uomo che segna il ritorno della Cremonese in Serie B. Tutti si abbracciano sugli spalti, sotto la pioggia, 9.000 tifosi grigio-rossi festanti, e allora sembra quasi un sogno dopo tutto quello che abbiamo vissuto oggi, in questa stagione, negli ultimi anni, ma è tutto vero.